L'amministrazione comunale ha deliberato di intitolare un piazzale del villaggio Enel allo scomparso Luigi Porta, che è stato sindaco di Sermide dal 1994 al 2001. La targa di intitolazione è stata scoperta oggi 20 marzo alla presenza della signora Carla Porta, del fratello, delle figlie e del nipotino. Il sindaco Reggiani ha motivato le ragioni che hanno mosso la giunta alla decisione. Porta è diventato sindaco in un momento di transizione, ricordate Tangentopoli, ricordate il fallimento in quel momento dei partiti, fallimento che tutto sommato ancora non è stato risolto. Quindi in quel momento c'è stato qualcuno che ha avuto il coraggio di spendersi per il proprio paese. Qualcuno dice anche che Porta non era di Sermide, e io dico a maggior ragione, un non sermidese che si è speso per Sermide e che ha speso qualche cosa di più, cioè la sua persona, ma la sua onestà. E oggi io penso che parlare di onestà a livello politico sia una cosa importante, impegno ed onestà. Numerosa la partecipazione dei cittadini sermidesi, che ricordano con ammirazione ed affetto la figura di Luigi Porta, scomparso mentre espletava il secondo mandato da amministratore. Il sindaco Reggiani ha così concluso. Oggi abbiamo bisogno, a maggior ragione, di persone come Porta, come Luigi. Abbiamo bisogno di persone che abbiano il coraggio di impegnarsi per il proprio paese, al di là delle contestazioni e al di là, naturalmente, della parte politica. Lo scrittore Davide Bregola ha anticipato la prossima uscita di un volume dedicato alla figura di Luigi Porta. Annuncio, diciamo, una pubblicazione che verrà fatta entro l'anno, in cui si parlerà e i contenuti saranno inerenti al personaggio, alla persona, all'uomo Luigi Porta. È seguito lo scoprimento della targa e la benedizione impartita dal parroco di Sermide. Da oggi Luigi Porta è degnamente ricordato per il suo impegno civile e di amministratore a favore della città di Sermide.